Amici del Vaso di Pandora, benvenuti, ben ritrovati nella puntata di oggi. Abbiamo il piacere di ospitare il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio. Benvenuto. Oggi parleremo assieme a Travaglio della tragedia dell'Ucraina, della farsa dell'Italia, di un paese pacifista preso in ostaggio dai No Pax, giusto per citare il sottotitolo del libro nuovo di Travaglio, Scemi di guerra, che vediamo qui in sovraimpressione per Paper First. Un testo che secondo me sarà molto interessante anche a futura memoria, perché ripercorre quotidianamente il primo anno di guerra e quindi sarà un documento molto importante anche in prospettiva futura. Senta, perché nell'ambito della tragedia ucraina quella italiana è una componente farsesca? Che noi siamo specializzati nel trasformare le tragedie in farse. Tutte le tragedie del mondo, quando varcano la frontiera italiana, diventano subito qualcosa, diventano subito bagaglino. Basta pensare al livello del dibattito pubblico sulla guerra. Ma l'ultimo caso è quello della marcia e poi della retromarcia su Mosca da parte di Prigozhin e della sua armata Brancaleone mercenaria Wagner, che ha visto i nostri cosiddetti atlantisti fare un tifo sfegatato per questo mercenario macellaio, che da quel giorno non è stato più chiamato macellaio, ma è stato promosso a cuoco. Mancava soltanto che gli facessero presentare Masterchef nella prossima edizione o quattro ristoranti. L'hanno scambiato per la bocca della verità perché in quel contesto, poi magari un giorno capiremo per quale motivo, visto quello che si è scoperto poi successivamente, aveva dato torto alla propaganda di Putin opponendogli la propaganda Prigozhin, e la propaganda Prigozhin è diventata improvvisamente un dogma di fede, una purissima ambrosia di verità, dimenticando completamente quello che i suoi nuovi tifosi avevano scritto di lui fino al giorno prima, cioè che era stato il più feroce interprete della guerra in Ucraina, che era un massacratore, che probabilmente era dietro alla strage di Bucha. Tutto dimenticato perché in quel momento si sperava di utilizzare Prigozhin per buttare giù Putin e poter dimostrare che avevano torto coloro che dicevano che Putin era piuttosto saldo al potere. Naturalmente la retromarcia ha creato poi un tragicomico cortocircuito in questi circoletti atlantisti, perché ovviamente hanno dovuto riporre le loro speranze. Magari domani cadrà Putin, ma al momento sembrerebbe essere caduto Prigozhin. Senta, d'altra parte, se hanno riabilitato in funzione della narrazione del conflitto per sostenere l'Ucraina, se hanno riabilitato addirittura il nazismo, figuriamoci se non potevano riabilitare Prigozhin, no? Direi tutto sommato. È un'altra caratteristica dei nostri scemi di guerra, e sono antifascisti fino al confine ucraino, poi smettono di essere antifascisti, poi usciti dall'Ucraina ricominciano a essere antifascisti. Io pensavo che, avendo scritto tutti i grandi giornali, tutta la grande stampa, che c'era un grosso problema di infiltrazione nazista, ma che ha delle ragioni storiche, intendiamoci, lo sappiamo tutti. Due terzi degli ucraini, quelli non russofoni, non russofili e non russi, detestano i russi dagli anni 30, da Stalin, dalle carestie, dalla guerra ai kulaki, tant'è che quando nell'operazione Barbarossa le truppe naziste entrarono in Ucraina, gran parte degli ucraini le accolsero come liberatrici. Tutt'oggi eroe nazionale dell'Ucraina è Stepan Bandera, l'uomo che interpretò il nazismo modello ucraino, aiutò la persecuzione, la deportazione di ebrei nei campi di concentramento. Parliamo di decine di migliaia di deportati morti nei lager.
i battaglioni neonazisti non sono soltanto il battaglione Azov, sono tanti, sono una dozzina, alcuni hanno delle, diciamo, proiezioni politiche che sono rappresentate in Parlamento, il presidente Zelensky si circonda di costoro, il suo predecessore li aveva inglobati nella Guardia Nazionale, Zelensky se n'è portato uno nel videocollegamento con il Parlamento greco, scatenando la protesta del Parlamento greco e anche di Israele, perché ovviamente lo sdoganamento del nazismo nel 2023 in un paese molto preoccupato per le penetrazioni naziste come la Grecia, pensiamo ad Alba Dorata, e in un paese come Israele, per ragioni storiche ovviamente, sono fenomeni allarmanti. Da noi, dal 24 febbraio del 2022, i giornali che hanno sempre raccontato, io nel libro riporto degli splendidi reportage, per esempio di Maria Grazia Bruzzone sulla Stampa, sulla penetrazione neonazista in Ucraina, hanno completamente smesso. Non solo hanno smesso di raccontare la penetrazione nazista in Ucraina, ma hanno cominciato a trattare i nazisti del battaglione Azov, che, diciamo, non fanno mistero delle loro simpatie, basta vedere i loro vessilli, le loro bandiere, i loro tatuaggi con le svastiche, le SS stilizzate, i simboli runici nella loro paccottiglia simbologica, improvvisamente sono stati definiti e dipinti come degli eroi, come dei combattenti, come dei resistenti, perché ovviamente bisogna cercare di far dimenticare i loro crimini durante la lunga guerra civile che dura dal 2014 nel Donbass e che è stata usata da Putin come pretesto per l'invasione. Ma il fatto che Putin dica che gli ucraini sono tutti nazisti, ed è una bugia ovviamente, non vuol dire che non ci sia una forte, preoccupante, massiccia e istituzionale penetrazione nazista nelle forze regolari di Kiev, nel Parlamento di Kiev e purtroppo anche nelle maggioranze che sostengono i governi subentrati, diciamo, alla famosa rivolta di Euromaidan che ha dato inizio al golpe bianco, diciamo, che ha prodotto Poroshenko e poi alla guerra civile che ne è seguita. Senta, dice il sottotitolo appunto del suo libro, un paese pacifista preso in ostaggio dai no pax. Siamo anche in un sistema no pax? Beh sì, fin da quando eravamo bambini andavamo a scuola e studiavamo le guerre. Io mi ricordo che il refrain era che tra le cause o le concause di ogni guerra che si studiava c'era sempre la corsa agli armamenti. E all'epoca io non capivo esattamente che cosa ripetevamo, la corsa agli armamenti, quando mnemonicamente studiavamo la storia. La corsa agli armamenti è la principale causa di tutte le guerre, compresa questa. Ed è la causa principale del fatto che ci sono potenze importantissime, le potenze più importanti che ci sono in questo momento nel mondo, tranne la Cina, che vogliono che questa guerra duri a lungo, perché ci sono interessi economici mostruosi. È storicamente dato di fatto che durante le guerre il PIL dei paesi che riescono a vendere le armi ai belligeranti vola, e a beneficiarne sono i costruttori di armi, non c'è niente da fare. Figuriamoci che cosa ci possiamo aspettare dal nostro governo, che ha deciso di collocare nella casella chiave il Ministero della Difesa il rappresentante dei costruttori di armi fino al giorno prima di diventare ministro, perché istituzionalmente Guido Crosetto guidava in Confindustria il comparto dei fabbricanti di materiali bellici, quindi oggi è costretto, si è autocostretto
a decidere ogni giorno provvedimenti che vanno a vantaggio dei consociati della Federazione di Confindustria che lui presiedeva e di cui lui era anche un consulente ben retribuito. Pensiamo a Leonardo, di cui lui era senior advisor, per dire, oltre a alcune società che nel settore aveva anche di suo e che poi ha dichiarato di avere dismesso. La stessa cosa vale per gli Stati Uniti, che sono il paese che più si avvantaggia questo enorme boom del commercio di armi, che è di fatto il risultato delle scelte dei paesi NATO, dei paesi europei, che poi purtroppo, salvo rare eccezioni, non differiscono più, non c'è più nessuna differenza fra l'Europa e la NATO, sembra che siano diventate la stessa cosa, che svuotando i propri arsenali per dirottarli in Ucraina sono costretti a spese enormi per riempire gli arsenali che hanno appena svuotato, e quindi queste armi ci costano due volte, ci costano la prima volta perché quelle che abbiamo comprato per noi le mandiamo a un paese non alleato né nella NATO né nell'Unione Europea, l'Ucraina. E poi perché i buchi che creiamo nei nostri arsenali li dobbiamo riempire comprandone delle altre. E quindi diciamo che il fronte no pax non è un fronte ideologico, nel senso che si ispira a ideali, è un fronte molto concreto, è un fronte assolutamente. Forse cinico, direi cinico anche, no? Colossali, che vanno ad arricchire pochi, perché sappiamo anche che l'effetto moltiplicatore sull'occupazione dell'industria militare è largamente inferiore a quello di altri comparti, per cui gli stati con la testa sul collo investono in altri comparti economici, non nel comparto armi. E abbiamo parlato, accennato alla la capo del governo, la Meloni, e abbiamo parlato più approfonditamente di Guido Crosetto. Che ruolo ha invece Mattarella per l'Italia nella vicenda del conflitto ucraino? Ha il ruolo di palo, sostanzialmente, detto molto volgarmente, perché intanto il Presidente della Repubblica è il garante della Costituzione, quindi fino a quando non verrà abrogato l'articolo 11 della Costituzione dovrebbe essere anche il garante dell'articolo 11. L'articolo 11 non è un articolo che dica che l'Italia non deve partecipare mai ad alcuna operazione militare. L'articolo 11 dice che l'Italia ripudia la guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali, e poi nel comma successivo inserisce ovviamente dei limiti a questo principio molto forte. Come forte e tranchant è il verbo ripudia, che non vuol dire sconsiglia, vuol dire ripudia. Sì. Però poi sotto c'è scritto che noi facciamo parte di alleanze internazionali, e quindi quando veniamo chiamati a impegni militari imposti dalle nostre alleanze, a quel principio possiamo derogare. Ma appunto, le due deroghe al ripudio della guerra sono la difesa della patria, che sta in un altro articolo. La difesa della patria riguarda la difesa della nostra patria. Quindi se noi veniamo attaccati, abbiamo non il diritto, ma il dovere costituzionale di difenderci in armi. Qui stiamo parlando della patria di un altro, di altri, non della nostra. E poi stiamo parlando dei vincoli che ci vengono imposti dalle nostre alleanze, che liberamente il nostro Parlamento ha stipulato. Quindi, se ci fosse un obbligo NATO o un obbligo UE di soccorrere un paese che fa parte della NATO o fa parte dell'Unione Europea aggredito militarmente, noi dovremmo dare il nostro contributo. Ma l'Ucraina non fa parte della NATO e non fa parte dell'Unione Europea. E sappiamo che quando si tratta di impegni militari in paesi che non appartengono alla NATO e all'Unione Europea, è discrezione del paese intervenire o non intervenire, e non c'è un altro paese, credo, che abbia una costituzione così precisa sul no. Ricordo che anche la Francia, che non ha il ripudio della guerra, quando fu chiamata alle armi
dalla NATO e dagli americani per la guerra criminale in Iraq, il ministro degli esteri di allora, Dominique de Villepin, tenne alle Nazioni Unite un discorso strepitoso che invito i nostri ascoltatori ad andarsi a recuperare sul web, e disse: noi non entriamo, noi non mandiamo soldati, queste sono bugie, le armi di distruzione di massa non sono vere, non ci sono le prove, se ci sono sono false, noi siamo alleati ma non siamo sudditi. Discorso di grande dignità nazionale che questi presunti sovranisti, che, a cui facciamo un favore a chiamarli sovranisti, che ci governano, ci sgovernano, dovrebbero imparare. Il sovranismo, se è difesa della sovranità e dell'interesse nazionale, dovrebbe ispirarsi a De Villepin. Il nostro interesse nazionale è partecipare a una guerra per allungarla, infliggendo altre distruzioni e altri stermini a un popolo già piegato come quello ucraino, o è contribuire con aiuti civili, con aiuti sanitari, con aiuti alimentari, con strumenti difensivi, caschi, giubbotti, e tutto quello che non è offensivo e che non contribuisce all'escalation? Questa è la domanda. E questi sovranisti della mutua dovrebbero vergognarsi di continuare a farsi chiamare sovranisti, dovrebbero farsi chiamare servi, perché sono dei servi di una potenza straniera che ha deciso per noi di combattere una guerra sulla pelle degli ucraini, con i morti ucraini, senza nemmeno avere il coraggio di mandare le truppe, che sono la cosa che servirebbe di più agli ucraini se noi volessimo veramente che vincano quella guerra. Invece gli mandiamo le armi perché con quelle armi muoiano al posto nostro per combattere una guerra che non è la nostra, è la guerra dei russi e degli americani e degli inglesi e dei polacchi, di quelli che vogliono utilizzare questa guerra per distruggere e smembrare la Russia. Non credo che questo rientri nei nostri compiti e non credo che questo sia consentito dalla nostra Costituzione. Anche perché giustamente nel libro faceva notare. Quindi penso che Mattarella dovrebbe garantire l'articolo 11, ma lui non lo garantì nemmeno da vicepremier nel 99 quando l'Italia partecipò all'attacco alla Serbia. E avrebbe dovuto intervenire quando abbiamo avuto la prova che il nostro aiuto non serviva a difendere l'Ucraina in attesa che iniziasse il negoziato. E la prova ce l'abbiamo dal 4 ottobre dell'anno scorso, quando, come ricordo nel mio libro, perché nessuno lo ricorda mai, il presidente Zelensky firmò un decreto che proibisce a tutti gli ucraini di negoziare con la Russia di Putin. Se tu dici: noi bypassiamo l'articolo 11, perché dobbiamo aiutare gli ucraini a difendersi nel frattempo che si prepara il negoziato tra chi? Tra Zelensky e Putin, ovviamente. E poi uno dei due firma un decreto che vieta a se stesso e a chiunque altro in Ucraina di negoziare con Putin, tu hai la prova provata che hai mentito al popolo italiano. E da quel momento dovresti smettere il sostegno militare a un paese che si è vietato di negoziare e che quindi ha deciso di mandare il suo popolo al massacro fino a quando non avrà vinto, in un quadro che tutti gli esperti militari e diplomatici ci dicono che è impossibile una riconquista di tutte e quattro le regioni occupate dalla Russia, più la quinta, la Crimea annessa nel 2014. Quindi quando hai proprio questo quadro così chiaro, totalmente fuori dall'articolo 11 della Costituzione, sì, credo che sia giusto chiamare il presidente Mattarella a rispondere del tradimento dell'articolo 11 della Costituzione, perché non è soltanto responsabilità dei governi, ma è anche responsabilità del capo dello Stato che dovrebbe garantire che quei governi la Costituzione non la calpestino, e invece l'hanno calpestata sia il governo Draghi sia il governo Meloni.
Tra l'altro, come giustamente fa notare nel suo libro, se si dovesse intervenire con i criteri con cui l'Italia è intervenuta nel conflitto ucraino, dal 1946 in poi l'Italia avrebbe dovuto intervenire decine e decine di volte in altre guerre, no? Quindi qui è stata proprio una decisione, una cosa imposta dall'alto in pratica. Certamente, perché quando ti dicono che l'articolo 11 della Costituzione ti consente di armare paesi in guerra, indipendentemente dal fatto che siano tuoi alleati oppure no, purché siano aggrediti e non aggressori. Beh, questa leggenda contiene due bugie. Primo, noi siamo intervenuti in guerra 4, 5, 6 volte dalla parte degli aggressori, perché noi abbiamo aggredito la Serbia che non ci aveva aggrediti. Noi abbiamo aggredito l'Afghanistan che non ci aveva aggrediti, non c'entrava niente con l'attacco alle due torri che notoriamente era opera di Al-Qaeda Bin Laden, che è un fenomeno saudita, non certamente talebano. Noi abbiamo aggredito l'Iraq che non ci aveva fatto niente, anzi che noi avevamo armato anche con armi di distruzione di massa in funzione anti-iraniana. Noi abbiamo aggredito la Libia. Noi abbiamo fatto queste quattro guerre di aggressione senza mai chiamarle guerre, che Putin ha imparato da noi a fare le guerre senza chiamarle guerre. Missioni di pace. Noi abbiamo chiamato l'attacco alla Serbia ingerenza umanitaria, abbiamo chiamato gli attacchi all'Iraq e all'Afghanistan lotta al terrorismo e abbiamo chiamato l'aggressione alla Libia, con i risultati tra l'altro che poi ci siamo ritrovati in casa sotto forma di migranti, sostegno alle primavere arabe, così abbiamo chiamato noi le nostre guerre, quindi Putin ha preso appunti e poi ci ha copiati. Ma se fosse vero che il ripudio della guerra significa armare paesi in guerra purché aggrediti, e basta che facciamo un po' di storia del mondo e andiamo a vedere da quando è entrata in vigore la nostra Costituzione, 1 gennaio 1948, 75 anni fa, ecco un pezzettino, 75 anni e mezzo, e scopriremo che avremmo dovuto mandare armi a alcune centinaia di paesi aggrediti, ma scopriremo che anche adesso noi dovremmo mandare armi a popoli e paesi aggrediti, dovremmo mandare le armi ai curdi aggrediti dalla Turchia di Erdogan, ma non possiamo perché siamo alleati di Erdogan nella NATO, dovremmo mandare armi al popolo yemenita massacrato dai sauditi e dagli iraniani, con le nostre armi che fino alla decisione del governo Conte di bloccare le armi ai sauditi abbiamo fornito ai sauditi, e poi Draghi ha ricominciato a mandargliele, questo governo anche, quindi e ci sono altri teatri di guerra in questo momento aperti dove indiscutibilmente c'è un aggressore e un aggredito, perché noi non mandiamo armi a nessuno di questi, semplicemente perché agli americani non gliene importa niente, o anzi perché spesso gli americani sono alleati con gli aggressori. Chiaro, chiarissimo. Senta, ho una curiosità. Come vede lei i suoi colleghi delle varie testate giornalistiche, soprattutto dell'ultimo anno e mezzo, diciamo, delle varie testate giornalistiche mainstream che popolano i vari talk show? Li percepisce, sinceramente, li percepisce come colleghi? È un problema, cioè è veramente un caso crisi di identità, perché se quelli sono giornalisti, io evidentemente sono salumiere, io sono qualcos'altro. Grande. La legge ad excludendum. Grande amore per i salumieri, visto il consumo che faccio di salumi, ma era per dire che sicuramente io faccio qualcos'altro, oppure fanno qualcos'altro loro. Se poi vedo come si comporta la stampa internazionale e quante deviazioni dal pensiero unico atlantista troviamo tutti i giorni sul New York Times, sul Washington Post, su testate mica underground, su testate mainstream, che però fanno il loro mestiere. E allora ho l'impressione che il giornalista sono io e che i cosiddetti colleghi italiani, non tutti per carità, ma molti, che si sono, diciamo, proprio accovacciati, sdraiati
sul pensiero unico e fanno le trombette della propaganda con effetti ridicoli che poi ho descritto nel libro, perché poi qual è la ragione per cui questo coro pressoché unanime che canta lo spartito di Stoltenberg, di Biden, di Sunak, prima di Johnson e poi dei polacchi, degli odiati polacchi che erano odiati per le violazioni dello Stato di diritto, ma sono diventati buoni perché vogliono portarci alla terza guerra mondiale, no? Questa propaganda praticamente totalitaria non fa presa sulla popolazione, perché più fanno propaganda e più sono quelli che fanno propaganda e più tacitano le voci critiche e più censurano chi deraglia dal pensiero unico, non riescono a ottenere nemmeno il 51% nei sondaggi di italiani favorevoli all'invio di armi, perché la loro propaganda è talmente ridicola che anche chi non è esperto e non segue queste cose lo sente che suona fessa, lo sente che suona falsa, lo sente che è moneta di latta e non è moneta d'oro. Perché? Perché non possono dirti contemporaneamente che Putin è talmente forte che se non ci fossero le nostre armi avrebbe già invaso l'Italia, la Francia, la Germania e sarebbe a Lisbona, come disse il grande Severgnini. E poi dirci contemporaneamente che è l'armata rotta, un branco di pippe che non hanno voglia di combattere, che stanno prendendo scopole tutti i giorni da un anno e mezzo, e poi scoprire che è un anno e mezzo che hanno conquistato 4 regioni e che le controffensive ucraine non riescono a portare via se non qualche metro quadrato in mesi e mesi di sforzi e di massacri inumani. O è forte o è debole sto Putin, ce lo devono dire una volta per tutte, non possono dire due cose contemporaneamente. O quando ci dicono che non si tratta con il nemico, anche una persona al bar dice, ecco, chi si tratta, con l'amico? E su cosa, se siete amici? I negoziati notoriamente li fanno i nemici. Abbiamo visto i negoziati tra Begin e Sadat, erano nemici irriducibili. A un certo punto si sono messi d'accordo e hanno fatto dei compromessi. Uno cedeva un po', l'altro cedeva un po'. È così che finiscono le guerre, quando non c'è uno che si arrende e l'altro che lo schiaccia, no? Quindi è una propaganda fatta... Per una vita ci siamo detti che le armi all'uranio impoverito erano una vergogna, perché lasciano danni per secoli sul terreno sotto forma di polveri cancerogene, danneggiano i militari di tutti i fronti e i civili di tutti i fronti. Abbiamo avuto decine di morti per l'uranio impoverito nelle famose missioni di pace. Improvvisamente l'Inghilterra dice mandiamo le armi e l'uranio impoverito all'Ucraina, e da noi nasce il l'uranio impoverito fan club con i nostri atlantisti che dicono vabbè, ma che sarà mai, tanto è impoverito, no? Si libera tramite le urine, ha detto a un certo punto uno del Corriere, agevola anche la diuresi l'uranio impoverito, cioè adesso le bombe a grappolo, no? Putin era giustamente un macellaio perché usava le bombe a grappolo, adesso che le mandano gli americani dice vabbè, ma le usa anche Putin. E vabbè, ma a noi ci avevano detto che eravamo diversi da Putin, altrimenti scusate sganciamo un'atomica. Se non c'è più nessuna distinzione, se vale tutto, se nemmeno le armi vietate internazionalmente sono più proibite, allora usiamo l'atomica. Ma c'è ovviamente il doppio peso, no? Il doppio standard di parere. Senta, direttore, ho un'ultima domanda. È in corso la raccolta firme per un referendum contro l'invio delle armi all'Ucraina, no? E volevo sentire la sua interpretazione sull'atteggiamento del Movimento 5 Stelle, no? Che è sempre stato contro le iniziative del governo riguardanti il conflitto. Come mai, secondo lei, non ha promosso questo referendum? Con il loro appoggio, il numero di 500.000 firme che sono necessarie per istituire proprio questo referendum sarebbe stato raggiunto, penso, senza problemi. No? Un referendum che, tra l'altro, è stato promosso in primis dal giurista Ugo Mattei, dall'ex direttore di Rai 2 Carlo Freccero e dal professor Enzo Pennetta. Che spiegazione si dà lei, direttore?
Noi come Fatto Quotidiano abbiamo immediatamente consigliato di firmare e aderito, e io ho firmato e molti miei colleghi l'hanno fatto, ne abbiamo parlato, l'abbiamo sostenuto, abbiamo denunciato la vergogna dei media che praticamente hanno tenuto gli italiani all'oscuro volutamente dell'esistenza di questo referendum. Ho i miei dubbi che i 5 Stelle potessero, Conte ha dichiarato di aver aderito e alcuni esponenti dei 5 Stelle hanno partecipato anche ai banchetti, ma organizzare una campagna referendaria in tutta Italia con i banchetti da parte di un movimento che si sta riorganizzando, perché praticamente sui territori ha una presenza molto labile, da un mese hanno nominato i referenti territoriali dopo mesi e mesi di beghe, di scissioni, di contenziosi col Tribunale di Napoli, sappiamo tutto di quello che è successo da quando Conte fu nominato, fu eletto dagli iscritti, quindi ho i miei dubbi che avrebbero avuto i mezzi per organizzare una campagna come quella che fu organizzata nel 2016 per il referendum abrogativo, scusate, per il referendum confermativo sulla controriforma costituzionale, direi. Si può andare a votare però anche nei comuni comunque. All'epoca avevano una grande presenza sul territorio perché erano ancora i 5 Stelle delle origini. Adesso si devono riorganizzare. Hanno aderito, mi pare che siano stati gli unici ad aderire. Non credo che la loro organizzazione in questo momento sarebbe riuscita a colmare quel gap che io attribuisco soprattutto a questa vergognosa informazione che praticamente ormai ci ruba legalità costituzionale tutti i giorni, perché un referendum di cui nessuno sa, conosce l'esistenza, evidentemente non può bucare questo muro. Tutti i giornali e tutte le televisioni, tranne uno giornale o due giornali e qualche sito, ne parlano. Che se ne dica, il web non ha ancora sostituito la televisione, e né Rai né Mediaset né La 7 hanno fatto il loro dovere su questo. Ecco, non hanno fatto il loro dovere. Ci avviciniamo alla chiusura, io la ringrazio per la sua disponibilità, è stato molto, molto piacere, è stato molto significativo anche che lei abbia accettato subito di questo invito, la prima volta che avevo appunto occasione di invitarla, la differenza la fa molto con rispetto a quelli che lei, come diceva prima, faccio un po' fatica in questo momento a percepirli come colleghi, perché ogni tanto io cerco di invitarli, magari mando delle mail, nemmeno si sognano di rispondere, magari come si dice, chiedere, no? È lecito rispondere a cortesia, ma io d'altra parte li capisco nella loro logica, chi glielo fa fare di venire magari a sentire qualche domanda vera, diciamo, no? Ma non solo non sono più capaci di farle, ma non sono più nemmeno capaci di rispondere quando qualcuno gliele fa. Perché ci sono delle posizioni che sono talmente assurde che poi è difficile sostenerle quando qualcuno te le contesta. Io l'altro giorno ho notato che nel corso della stessa settimana la stessa inviata della stampa, Francesca Mannocchi, ha scritto che gli ucraini vogliono riconquistare Bakhmut e che gli ucraini non hanno nessuna intenzione di riconquistare Bakhmut. È la stessa persona nella stessa settimana, sullo stesso giornale. Chiedo per un amico, la vogliono riconquistare o non la vogliono riconquistare? No, perché sta Bakhmut, no? A seconda del tasso di umidità o di come tira il vento, è decisiva e cruciale, oppure è una città, un villaggio fantasma che non interessa a nessuno. E di solito è importante quando le cose vanno bene agli ucraini e non conta niente quando la prendono i russi. Quindi io vorrei sapere da questi colleghi che sono anche coraggiosi perché vanno sul posto e quindi rischiano certamente più di me, però una delle due mi devi raccontare, non me le puoi raccontare tutte e due, perché se me la racconti tutte e due poi capisco
che quando qualcuno ti invita a discutere non ti presenti, perché come fai a sostenere una cosa e il suo contrario nel giro di pochi giorni? Chiaro, poche idee ma confuse. Vediamo qui il libro in sovraimpressione, Scemi di guerra, come dicevo prima, un testo a futura memoria, ripercorre giorno per giorno il primo anno di guerra, quindi possiamo probabilmente prevedere un sequel per il futuro, perché il conflitto purtroppo sta continuando e probabilmente continuerà ancora. In attesa magari di questo sequel di Scemi di guerra, invece sta per uscire proprio venerdì 14 luglio, e lo vediamo anche questo in sovraimpressione, credo, direttore, in anteprima, Il Santo, credo, perché mi è appena arrivato, eccolo qua. abbiamo il PDF, lo facciamo vedere anche in PDF, Il Santo, beatificano B per continuare a delinquere, il libro definitivo per non dimenticare nulla. Credo che sia il primo libro post mortem che esce su Berlusconi, L'unico no? Pietrangelo Buttafuoco che però ne parla bene. Io avevo deciso di non scrivere più di Berlusconi perché me ne sono occupato a lungo, poi erano tipo 12 anni che me ne occupavo con la mano sinistra, perché ovviamente quando è caduto il suo ultimo governo, insomma, è stata una figura che è stata sempre meno importante nella vita politica italiana. Però poi ho deciso di scriverlo quando ho visto le beatificazioni che puntavano a rimuovere. Ma attenzione, non solo a rimuovere le cose negative, che sono la stragrandissima maggioranza della sua avventura politica e della nostra disavventura con lui al potere, ma anche le poche cose intelligenti. Noi sappiamo perché Berlusconi voleva il negoziato tra Russia e Ucraina. Perché è amico di Putin e vuole che Putin ottenga il massimo da quella guerra. Però in questo deserto politico, oltre alle cose inaccettabili a favore di Putin che diceva Berlusconi, ce n'erano anche alcune accettabili, e cioè il fatto che Berlusconi ricordava che non è che la storia dell'Ucraina è iniziata il 24 febbraio 22, non è che la guerra in Ucraina l'hanno conosciuta la mattina del 24 febbraio 22, ce l'avevano in casa da 8 anni, e l'aggressore negli 8 anni precedenti l'invasione russa era il governo e le truppe e le milizie più o meno nazi di Kiev, e gli aggrediti erano i russofoni, i russofili, i russi del Donbass. Almeno queste basi storiche magari le aveva raccontate Putin, o forse le aveva sapute di suo, ma Berlusconi le diceva. Questa parte è stata completamente rimossa, così come il fatto che lui fino all'ultimo giorno di vita al San Raffaele stava scrivendo, noi l'abbiamo pubblicato sul Fatto, un tentativo disperato di appello, poi lui sperava di durare, di vivere ancora, ovviamente si credeva immortale, come tutti penso si credano immortali. E quindi sognava di andare lui a fare una mediazione, e appoggiava la mediazione del Papa, ed era incazzato nero con i suoi giornali, che hanno sempre riportato ogni suo sospiro, e che quando gli facevano le interviste lui provava a dire qualcosa contro l'escalation e a favore del negoziato, lo tagliavano e lo censuravano. Quindi è stato rimosso nel bene poco e nel male tantissimo. Perché? Perché questi vogliono riprodurre il berlusconismo senza Berlusconi e senza nemmeno quella piccolissima parte positiva che nei suoi ultimi mesi di vita ha provato a dire, sia pure per ragioni poco nobili. E questa è la ragione per cui alla fine ho abdicato alla mia intenzione di non occuparmi più di lui, ho deciso di mettere nero su bianco tutte le cose che non bisogna dimenticare per evitare di ricadere in un berlusconismo senza Berlusconi. Eh sì, che è proprio il concetto che viene espresso nella sinossi, no? Un libro per evitare il pericolo peggiore, il berlusconismo senza Berlusconi. Allora mi sembra di capire che il libro l'ha scritto quasi per reazione a questa improvvisa beatificazione, ma penso sia stato abbastanza facile, perché credo che l'80-90% del libro in realtà i contenuti erano già pronti, probabilmente, quindi è stato.
preparato nessun libro, a differenza di altri. Ho messo insieme le cose che ritenevo importanti e di cui mi sono occupato, mi ero occupato in questi anni, sul suo conto, per metterle a disposizione. Io ho iniziato a scriverlo, ti dico, anche proprio il giorno, la sera della celebrazione vergognosa in Senato, quando si sono alternati beatificatori che probabilmente avrebbero fatto ridere anche lui, perché Berlusconi il senso dell'umorismo ce l'aveva, e vedersi dipingere come Santa Rita da Cascia avrebbe fatto ridere anche lui, perché lui non ha mai nascosto di essere una simpatica canaglia, ci teneva e pigliava un sacco di voti nei suoi anni belli, perché la gente lo sapeva che era simpatico, ma sapevano anche che era una canaglia, e speravano di poter farla franca anche loro, con i loro piccoli trucchetti, le loro piccole evasioni, no? Lo diceva già Montanelli, lui ha incarnato al meglio tutto il nostro peggio, e dato che noi di peggio ne abbiamo parecchio anche nella società cosiddetta civile, e lui ha fatto leva su quello, esaltando, sdoganando il peggio degli italiani, e molti italiani gli andava bene così. Poi, quando è passato di moda, hanno scelto altri che incarnassero il loro peggio, ma quindi primo a ridere di quelle beatificazioni sarebbe stato Berlusconi. Sarebbe stato lui, mentre questi cantori si sono dimostrati più berlusconiani di Berlusconi, insomma. I berlusconiani post-Berlusconi sono molto più stupidi, mentre lui tutto si può dire tranne che fosse stupido, sono molto più stupidi e anche molto più ridicoli di lui, quindi il berlusconismo senza Berlusconi è infinitamente peggio del berlusconismo con Berlusconi. Io, direttore, avrei tante altre domande da farle, ma mi piace pensare, ecco, esatto, la ringrazio, mi piace pensare che avremo un'altra occasione per intervistarlo. Grazie ancora della partecipazione al direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, grazie. Buona giornata. Grazie a tutti voi, amici ascoltatori.